Cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia. Specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Rietiflex, da 20 anni la tua azienda di fiducia. I primi nel settore a realizzare materassi a molle con la tua lana. Proprio così, diamo nuova vita alla tua lana. In 2 ore Rietiflex ti restituisce un materasso nuovo, confortevole e salutare. Rietiflex è anche all'avanguardia con le nuove tecnologie. Potrai trovare materassi in lattice Water Lily. Il segreto di Rietiflex? La qualità dei prodotti, la professionalità e l'esperienza ventennale che la rendono azienda leader nel settore. Riposa bene e vivi meglio. Rietiflex è con te. Buonasera, comincia Time Out in diretta come tutti i martedì, parliamo di pallacanestro e questa sera parliamo veramente con gran gioia perché c'è stato un successo importante della NPC Rieti con tanti servizi, con tante cose nuove, tante cose sicuramente anche importanti da dirvi e con tanti ospiti come tutti i martedì. Allora ve li presento subito perché stasera saremo in compagnia di Picchio Feliciangeli. Buonasera. Che è il team manager della NPC Rieti. Sono io. Avete visto Riccardo Trevisan già inquadrato. Buonasera. Uno dei pochi che riesce a stare alla sua altezza, quindi comunque vi abbiamo accoppiato bene. Giocatore della NPC, uno degli under tra l'altro, poi ci direi un attimino meglio Riccardo. È un piacere avere con noi il sindaco, nonché l'avvocatessa Barbara Pelagotti qui con noi, però insomma consumata anche di telecamere, bentornata RTR. E bentornato anche l'ingegner Domenico Faraglia, sì, che ci aveva fatto compagnia ad una puntata, quindi qui siamo sulla fascia dei tifosi, degli appassionati, visto che c'è un momento di passione piuttosto acceso, vero Picchio? Sì. Passione forte, tra un attimo ci entriamo. Vediamo subito i risultati perché così ci rendiamo conto di cos'è accaduto e com'è andata questa 7ª giornata del girone Ovest. Latina Eurobasket 81-73, Agrigento Casale Monferrato 75-67, Biella Treviglio 89-80, Scafati Fiorentino 79-96, Tortona Trapani 79-76, Reggio Calabria NPC Rieti 68-78, Virtus Roma Agropoli 87-70, Siena Legnano 78-84. Quindi abbiamo solo 3 squadre ora, erano 4 con Siena. Tutti a 10 punti, si sbloccano in 3 e vanno avanti. Legnano, Tortone e Biella 12 punti, Siena sola soletta a 10, Ferentino, NPC Rieti, Virtus Roma ad 8 punti, Agrigento, Latina, Trapani, Treviglio a 6, Reggio Calabria, Scafati, Agropoli, Eurobasket a 4 punti, chiude Casale Monferrato a 2. Picchio, veramente grande entusiasmo. È una bella classifica. L'immagine del selfie, la vorrei così ce la commenti in diretta. Però insomma, gran bella vittoria. No, bella, bella veramente, guarda, con margini di miglioramento ancora incredibili. L'hai fatta tu questa? Questa l'ho fatta io. Questa l'ho fatta io perché... Siete tutti? No, manca Casini e Martini, ci tengo a sottolineare. È stato un mio errore, però proprio preso dall'entusiasmo... sono entrato in spogliatoio, pensavo come insomma ci fossero tutti, non mi sono messo a contare chi c'era, non c'era. Il gruppo rende. Sì, sì, avete sì. La divisa nuova? La divisa da trasferta? Abbiamo una divisa nuova, ringraziamo Nando Tosti per questo, è una o il vestito o questa cosa un po' più casual e credo che
adesso è d'obbligo perché è scaramantico ogni trasferta, addio vestito. Conoscendo il presidente penso, esatto, ve lo ingessa addosso, sì, prima, sì, di partire in aeroporto. Dobbiamo ricreare un attimo la settimana scorsa mentalmente, perché il presidente la rivuole para anche questa settimana qui. Senti, però una vittoria che non era così scontata, invece carica veramente di grande entusiasmo. Sì, sì. I ragazzi sono stati bravissimi a sfruttare, dico, anche il momento poco piacevole che sta passando Reggio Calabria. Ci sono un pochino, da quello che sappiamo, no? Perché mi dicevano sempre: il mondo è piccolo, il mondo della pallacanestro è ancora più piccolo, quindi bene o male si vengono a sapere, no? Un po' delle cose, e loro hanno un po' degli attriti interni che poi si sono anche visti. Tra magari no, diciamo con l'allenatore, tra qualche giocatore. Legion io non credo che sia, nonostante una marcatura come al solito massacrante da parte di Benedusi, Dalton e di Prampero, però non è quel giocatore lì che comunque è stato un fantasma che non prende neanche iniziativa, no? Quindi dicevo, i ragazzi bravissimi anche a sfruttare questo momento negativo di Reggio Calabria. Potrebbe avere vita breve Paternoster se continua così, perché insomma il potenziale di questa squadra, cioè, non è male, cioè, non è male. Non è da penultima, non è da prendere diciamo sconfitte di 55 punti e basta domenica l'altra, 68 in questo caso qui a casa, a parte l'ottima prestazione di Rieti. Io su questo vorrei che ti soffermassi un po'. Sì. Ha giocato bene Rieti o proprio Reggio Calabria? No, che no, è no, meno no, forte? No, ti ho detto sono stati bravissimi. Bravissimi però anche a sfruttare bene insomma le debolezze, oltre tecnico-tattiche, anche in questo momento mentali. Devo dire invece una cosa però, che sempre a favore di Rieti, che Reggio Calabria non ha mollato mai. Per loro, per qualcuno di loro, secondo me, era anche un'ultima chance questa. Che poi sia l'allenatore o qualche giocatore, non lo so, dipende poi dalle decisioni della società. E quindi, ecco, Fallucca ad esempio, adesso mi stai facendo vedere il video, irriconoscibile. Un ragazzo promettente, a me piace tantissimo, dal grande potenziale, è irriconoscibile. Guardate questo ragazzo invece. Guardate questo ragazzino qui. Secondo me la fascia di capitano gli ha dato anche la linfa nei tiri da tre, certo, come l'altro capitano. Certo, più, certo. Più o meno, no? Io ho cercato di trasmettergli tutto. Ah, non solo la fascia, ma anche... Riccardo, mossa a sorpresa del coach, subito Benedusi in campo, ne avevate parlato, lo sapevate già. Cosa, scusa? La mossa a sorpresa all'inizio del coach, subito Benedusi in campo. Allora, sì, una curiosità, ne avevate parlato, lo sapevate già, oppure è stata una cosa decisa lì per lì? Diciamo che non è stato sicuro fino alla fine, è stato deciso un po' all'ultimo, però c'era questa opzione dall'inizio. Bella mirata sul Legion, esatto, ti aspettano, esatto, di Prampero in quintetto, invece metto il difensore che non ti aspetta. Esatto, il super difensore. Ma tu ti aspettavi di entrare? No. Beh, si spera sempre, però cioè, giocare così tanto, che il coach mi desse questa fiducia, non mi era stata una sorpresa, diciamo un po'. Allora, una sorpresa piacevole. Riccardo Trevisano è un under, ma è un under di 2 metri e 8. E 0,8. Anche abbastanza strutturato, quindi probabilmente avrà più spazio. Ahimè, complice l'infortunio di Matteo Chillo, quindi non avendo il lungo titolare, c'è stata la possibilità di dare 7 minuti di gioco anche a Riccardo Trevisan, che ha coinciso con una vittoria. Quindi credo che alla fine, insomma, anche questo è positivo per prendere fiducia e confidenza con il campo, no? Ma certo che sì, sì. Contribuisce molto il fatto di aver portato una vittoria. Certo, bisogna, insomma, come posso dire, stare sul pezzo un attimo e vedere come va. Come quando eri in campo, eri con Sims o con... Ero con il Jack e l'Antonio. Con Eli Antonio. Con Eli Antonio. Invece con Deshaun non ti è mai capitato di essere insieme qualche minuto? Ah, ma amichevoli. No, in questa partita, dico. Questa partita, adesso preso dall'emozione un attimo, non mi ricordo. Non lo ricordi, picchio, aiutiamo, lui è giovane, ha bisogno di esperienza. È rimasto in campo con Eli Antonio perché Deshaun è stato gravato subito dai falli. 3 falli. Quindi è rimasto diversi minuti in panchina. Come l'hai visto? Chi? In campo, benissimo, Riccardo. Benissimo, intendo che non ha fatto errori. Non ha fatto errori e ha... A questa parte, diciamo, al giro di boa del girone di andata,
è stato ripagato dai sacrifici che ha fatto, perché comunque si allena sempre forte, un ragazzo umilissimo, ha imparato anche ad ascoltare, perché prima rispondeva anche un pochino, ma non è che rispondeva male, però poi con Luciano, insomma, lì deve parlare uno e basta. Vero, quindi vero. Alla fine ha imparato anche questa cosa qui, è uno che è molto sveglio, impara subito, è scaltro e non ha fatto errori. E per me, onestamente, gliel'ho detto subito, appena finita la partita, che gli ho fatto i miei complimenti, cosa non fare errori in una partita del genere per me è già un grandissimo salto di qualità. Beh, insomma, un complimento non da poco, dell'ex capitano. Beh, sì. A un certo punto il radiocronista, che tra radio e internet cercavamo di seguirla, chi ha potuto anche in televisione, e hanno parlato un attimo anche di te, di un giocatore che da oltre 20 anni va in giro per i campi, ora è costretto a stare a bordo campo quando ti hanno allontanato, non so perché, sì, forse eri troppo vicino al bordo, insomma. Passiamo di qua, sì. non me ne vogliano gli ospiti, perché insomma un attimo di entrare dentro la partita mi serviva per commentarla, però immagino che chi l'ha seguita direttamente o anche dalle cronache, Barbara, gran bel entusiasmo, gran bella soddisfazione questa vittoria fuori, no? Noi l'abbiamo vista dalla televisione, anzi questa volta devo dire un po' meglio delle altre trasferte, sì, il collegamento era migliore, quindi siamo riusciti effettivamente a vederla, a gustarla, ad apprezzarla. No, beh, sono, grazie che mi aggiorni, perché è stato anche oggetto di discussione nella nostra trasmissione la settimana scorsa, insomma, tante lamentele con questo streaming della LNP. Questa volta invece Si è visto meglio, sì. E per fortuna. Per fortuna. Che è conciso. Valeva la pena. Ma sì, eravamo pronti, scusami se ti interrompo, pronti, insomma, anche perché Picchio aveva postato una foto prima di partire sul pullman, sì, e aveva scritto andiamo a comandare, quindi loro evidentemente se la sentivano questa grinta, no? Che poi si è vista in campo, quindi le aspettative erano già abbastanza alte. Ah, era quella, era prima andiamo a comandare? No, quella che abbiamo visto era dopo. Sì. Abbiamo messa una sabato. Quella è notturna, era dopo. Quella è notturna, era dopo. Quella che hai visto nello spogliatoio, ovviamente, e poi ce n'era in notturna l'altra che ballavamo, che proprio. Che è un video, esatto. Sì. Un video. Quindi noi eravamo pronti davanti alla televisione. Li avevo caricati bene, dai, me la sentivo, percepivo questa cosa, che i ragazzi si erano allenati bene in settimana comunque. Mi piace questa squadra, Barbara? Mi piace e credo, insomma, da modestissima tifosa, che poi sta nascendo anche proprio il gruppo, quindi al di là delle capacità individuali, una squadra che riparte, insomma, con tanti giovani, ha bisogno anche un po' di tempo, insomma, per trovare l'equilibrio fra giocatori più esperti e giocatori meno esperti. Si vede che sta nascendo questo rapporto fra di loro e ho apprezzato molto, ripeto, sempre senza pretese tecniche, questa nuova strategia di avvio della partita, che secondo me poi effettivamente da un lato ha completamente destabilizzato un po', sorpreso la squadra avversaria, e poi secondo me ha anche valorizzato il ruolo del capitano, insomma. Sì, poi i nostri ospiti Barbara e Domenico li coinvolgerò per un convegno molto interessante che hanno organizzato, di cui abbiamo parlato anche domenica scorsa, però rimaniamo sulla pallacanestro, perché Domenico un po' più diciamo al dentro dell'aspetto tecnico lo è da anni, iscritto a Amici per la Sebastiani, quindi comunque fondatore. Uno dei fondatori, sì. Va bene, scusa che allora non te l'ho riconosciuto, sì, subito. Tecnicamente quest'anno Nunzi ha diverse armi a disposizione, no? Sei d'accordo? Sì. Ma io credo che Luciano Nunzi innanzitutto ottenga il massimo dal materiale umano che ha a disposizione. Quest'anno ha una squadra tecnicamente più forte, ha una panchina molto lunga e l'ha dimostrato domenica, no? Di conseguenza ha più soluzioni e questo gli consente di ogni volta trovare dal cilindro la mossa giusta. Riesce soprattutto, almeno in questa partita, a venire fuori. È vero che può esserci una volta Casino, una volta Di Prampero, però è il gioco di squadra che funziona, decisamente. Sì. Sì, e poi ha trovato un buon under Di Prampero, che secondo me è un ottimo prospetto, e nello stesso tempo è riuscito a sostituire Feliciangeli, perché Casini nei momenti di difficoltà prende per mano la squadra. Come leader, quindi, come non leader. Come ruolo, ma come leader. Come leader, sì. Mm-hmm. E poi adesso abbiamo lo schema Willy, cioè quando c'è un attimo di difficoltà si passa a Sims, come si passava
Bryant. Questa è bella, lo schema Willy. Cioè, in passato, quando c'era un attimo di difficoltà, si passava la palla a Willy Sojourner. Poi c'è stato un periodo in cui si passava la palla a Joe Bryant. Adesso si passa la palla a Sims nei momenti di difficoltà. E questo sono paragoni importanti, questi. Sì, sì, lo so. Se tu li dici, li hai riflettuti, eh? Sì, e questo dà una grande forza ai giocatori perché gli dà la tranquillità. In alcuni momenti, in alcuni movimenti, non mi sono voluto azzardare perché non è facile dirlo, però davvero Sims mi ricordava la semplicità e il modo di muoversi di Willy, la serenità con cui lui dice ora vado a fare canestro, lui fa canestro. Lo aveva trasmesso anche a me, l'ho solo accennato, adesso se già siamo in due a pensarlo, probabilmente comincia a diventare un po' più convincente come idea. Sì. Poi questa squadra ha il giusto mix giovani, meno giovani, di conseguenza, e poi un team builder che è Luciano Nunzi, che lavora molto sul gruppo. Lo stesso Di Pram, però, le prime partite non difendeva come adesso. Adesso ha imparato a difendere. Il tiro ce l'ha sempre, ma adesso difende. Ecco, una cosa su cui il coach si è lamentato spesso è questa, che grande attacco, però lui è un fautore comunque delle difese. Hai visto dei progressi in questa fase dopo 7 partite rispetto alla prima, l'aspetto difensivo? Ma secondo me sì, c'è un miglioramento sul lato difensivo. Considerando che Nunzi da giocatore era solo un attaccante, adesso, come si legge dalla sua scheda, adesso cura molto la difesa. D'altra parte nel basket moderno ci vuole il giusto mix attacco-difesa, perché con solo difesa, con solo attacco ormai non si vince più. Di conseguenza, curando entrambi gli aspetti, si riesce a vincere. Grazie, Domenico. Io ho una curiosità, Riccardo. A rivedere l'immagine di poco fa, ti voglio fare una domanda. Ma Federico Di Prampero schiaccia? Sì. Eh? Sì, facile. Ma guarda che c'è una foto bellissima. C'è una foto, esatto, sì, ho visto. Bellissima, che è la stessa di questa immagine. Ovviamente qui è più veloce, non si vede. Me la rimetti, Samuele, quella che proprio l'ultimissima che stavamo facendo vedere. Dove è piccolino, ma va su con un'agilità, una... Sì, è incredibile, qui. Sì, sulleggiano. Cioè, proprio col braccio, eh? Ha caricato, infatti, Fede ha caricato la foto su Facebook, dove proprio il fermo immagine arrivava così, ecco, tanto sopra... esatto, così tanto sopra il ferro. Vola, eh? Ma infatti gli abbiamo chiesto stamattina in sala pesi, ma perché non è schiacciato? E mi fa, ce l'ho ancora qua. Non se l'aspettava neanche lui. Neanche lui? Non se l'aspettava, no, questo mi ha detto non se l'aspettava, ce l'ha ancora qua, ha detto. È rimasta... La lascerà per domenica prossima. Esatto. Bene, oggi eravamo insieme, tra l'altro, in una trasmissione registrata con Federico Di Prampero, ci siamo anche divertiti. Rivediamo in 2 minuti tutta la partita, poi torniamo allo studio. Una NPC concentrata per 40 minuti ottiene il primo successo in trasferta dell'anno, espugnando il Palapentimele di Reggio Calabria per 78-68. Una vittoria mai apparsa in discussione per una NPC che ha condotto il match dal primo all'ultimo minuto con autorità, senza i cali di tensione visti in altre partite, superando anche momenti di difficoltà come l'infortunio di Killo, il terzo fallo di Sims a inizio secondo quarto e un Pepper apparso molto al di sotto dei suoi standard abituali. È stato il gioco di squadra a fare la differenza. Quello di Rieti è apparso sempre lucido e ben costruito, con la palla che girava bene per finire nelle mani del miglior giocatore possibile, ed il 10 su 19 da 3 ne è la dimostrazione. Zanelli ispirato, Casini, Di Prampero e Sims a prendersi le responsabilità offensive, rintuzzando tutti i vani tentativi di rimonta Regini, che hanno sempre dovuto inseguire. Radic è stato l'unico tra i padroni di casa insieme al Lupusor a tentare di opporre una minima resistenza, negativo Legion e insufficiente Marulli. Evidentemente sia lui che coach Paternoster, quando vedono Rieti, vedono nero. Rieti piazza fin da subito un break di 12-4, Reggio risponde con un fulmineo 7-0, ma la risposta ospite non si fa attendere ed il primo quarto termina 13-22. Non cala l'intensità reatina, che affonda come una lama nel burro nella difesa dei padroni di casa, 16-31 è il massimo vantaggio.
Reggio Calabria ci prova portandosi sul meno 4 grazie ad un incisivo Radic, ma Rieti allunga ancora andando al riposo lungo in vantaggio 32-40. Il terzo quarto era stato quello nefasto per la NPC nelle ultime partite. Stavolta non è così. I reatini, trascinati da uno spettacolare Juan Marcos Casini, da un intraprendente Di Prampero e un sempre positivo Sims, riprendono il largo riportandosi sul più 15. E questo consente alla NPC di condurre in porto l'importante vittoria. Importante vittoria, perché non era facile, avevano caricato molto l'ambiente, tra l'altro Paternoster, il coach di Reggio Calabria, anche alcuni giocatori forse volevano i 3.000 o i 5.000 in un palazzo così importante come il Pala Pentimeli o Pala Calafiore, come si chiama. Invece così non è stato, c'era gente senz'altro e è stata Rieti a fare da padrona e gestire veramente una gara perfetta. Domenico, volevi aggiungere una cosa? Sì. Di Prampero viene dalle giovanili della Benetton, ha giocato nella nazionale Under 16, giovanissimo, ha esordito in A Gold con Casale, 9 più Casale, quindi le premesse ci sono tutte per diventare un bel giocatore. Gran canestro questo, grazie anche di questo apporto. Direi primo tempo Casini, nel secondo Di Prampero sono quelli che un po' hanno spaccato la partita. Però picchio, c'era un certo signor Radic che è nominato per il mese di ottobre miglior giocatore del girone, ma mi è sembrato che Deshaun Sims, insomma, ha fatto canestro quando voleva. Sì, sì, Deshaun è stato più continuo questa partita. E nei momenti importanti abbiamo visto anche ha piazzato due tiri dalla media distanza fondamentali insieme a quello di Zanelli, per me che le ha tagliato completamente le gambe. Radic, onestamente non lo conoscevo, mi ha fatto un'ottima impressione, Robby, un'ottima impressione. Fisicamente è incredibile, in un paio di penetrazioni di Deshaun a inizio partita lo ha tenuto, ma col petto addirittura un paio di volte lo ha mandato fuori equilibrio. Ho notato questa cosa, ma è forte oltre che grosso, è veramente forte. E all'inizio hanno giocato tutti i palloni su di lui, tutti i palloni su di lui. È ovvio che se deve essere così contenitivo in difesa contro uno straniero, Deshaun, così forte in attacco, dall'inizio al 40° minuto abbiamo visto un paio di volte ha provato a schiacciare e non ce l'ha fatta per stanchezza, è normale. Infatti si era un po' assentato. Comunque è un buonissimo giocatore, veramente. Ma direi, tra l'altro, con i ritmi che porta Rieti non è poi facile tenere per tutta la partita. Certo. Magari anche un lungo come Sims, che lungo è, ora coinvolgo di nuovo Federico perché lui spesso lo sente in allenamento. Riccardo. Scusami, Riccardo. No, perché adesso pensiamo Federico ancora a Di Prampero. Riccardo Pompero. È velocissimo. Bravo, sì, tecnicamente, sì, assolutamente. Strutturato fisicamente, ma è velocissimo. Io non so quando vi allenate quanto è difficile marcarlo. Te lo assicuro tanto. Tu di solito ti accoppi con Killo o con lui? Dipende, perché poi diciamo che Matteo e Deshaun sono più versatili, fanno 4-5. Invece io e Giacomo e Antonio facciamo io solo il 5 e Giacomo solo il 4, quindi bene o male la maggior parte delle volte stiamo io e Jack e loro due si alternano, ci cambiamo, però la maggior parte delle volte sto con Deshaun. Tu eri a Roseto l'anno scorso. Sì, no? Esatto. Hai giocato un pochino di più o comunque il ruolo tuo, visto che gli under sono molto importanti in questo campionato? Anche l'anno scorso avevo dei gran giocatori davanti, quindi sempre diciamo quarto lungo, e ho giocato quei 2 minuti a partita alla fine e basta. Va bene, però non si lavora molto sui giovani, quindi ci sarà spazio, senz'altro. Andiamo un attimo sulla notizia, perché è arrivato un comunicato che però insomma non è nulla di ancora di definito, su Matteo Killo. Aggiornaci un attimo, ecco, questo è il suo infortunio. Sì. Tra l'altro, fallo antisportivo. È stato fischiato fallo antisportivo? No, qua c'era il fallo antisportivo proprio. Una spinta clamorosa. Si è disinteressato della palla, da una spinta incredibile, poi si vede come il salto da verticale diventa completamente in orizzontale. Sì, sì, si inarca. E l'arbitro, proprio questo qui sotto, ha fischiato il fallo. Sì, sì, inarca proprio la schiena. Sì, con sì, spinta completamente, ma guarda che volo che gli fa fare. Non è proprio.
Chi era questo qui, l'avversario? Come si chiama quel cognome? Garuglia, Caraglia. Non mi ricordo, nel 97. Giovane, 97. Guariglia. Guariglia. Guariglia, sì. Guariglia, che tra l'altro quando è entrato al posto di Radic ha comunque fatto la sua parte. Sì, sì, ha fatto, sì, ha fatto anche un buon canestro. Ecco, ma come sta adesso Chillo? Il comunicato dice radiografia negativa, nessuna frattura, sì, nessun problema, però sembra una distorsione piuttosto seria. È stata importante, però fortunatamente ha escluso lesioni e legamenti e ha escluso lesioni ossee e la lastra. E quindi si tratta solamente di un versamento molto importante sulla caviglia da far riassorbire nel più breve tempo possibile. Ovviamente non ti chiedo di sostituirti a Roberto Ciccotti, però ti chiedo, dall'alto della tua esperienza, hai visto tante situazioni su di te o su dei compagni, anche perché la trasmissione va il martedì sera, io sì, agli spettatori devo dire se giocherà o no, è chiaro che non spetta a te, però no, certo, ma oltre a non spettare me, ti dico la verità, ci vorrebbe la palla di cristallo, insomma, no? Per dire una cosa del genere. Ci si lavorerà moltissimo, perché ci si lavorerà dal punto di vista medico, fisioterapico, manuale anche, perché Roberto Ciccotti dovrà drenare un pochettino questo edema. Però Robby, onestamente, sono cose da vedere giorno per giorno. Beh, allora, l'infortunio precedente di Sims alla caviglia era poi comunque non era così importante. Ecco, era non era grave. Così importante, era meno gonfia la caviglia totalmente. Matteo ha una caviglia così adesso, oggi pomeriggio. E mi sembra un po' l'annata delle caviglie, perché però Zanelli dire a Ferentino, sì, con una caviglia così lo stesso. Speriamo che sia finita, insomma. Però, stavo dicendo, però Matteo cammina. E dopo 48 ore dall'infortunio, oggi l'ho visto camminare, appoggiare il piede, quindi dolore molto non ne ha. È ovvio che si tratta, magari sarà anche una tranquillità mentale dopo il responso degli esami, però cammina. E quindi è questo già un fattore molto molto positivo a detta degli addetti, scusa il gioco di parole, al lavoro. Barbara, Chillo è un giocatore sorpresa, se vogliamo, viene dalla scuola di Bologna, però insomma ci ha fatto già vedere di essere giovane, ma di saper tenere bene il campo. La tua opinione in generale, chi è che ti piace e ti entusiasma di più? Devo dire, io non conoscevo chiaramente tutti i giocatori che sono arrivati. Quello che mi piace in campo è Casini. Lo trovo un giocatore che riesce nei vari momenti quando entra, quando non, a gestire la situazione. Lo trovo molto, forse, rassicurante. Ecco, quello che diceva Sims anche, no? Con riferimento a Sims, diceva Domenico, l'opinione che ho io, insomma, seguendo la partita, è su Casini. Quindi realmente ha sostituito a livello di leadership, visto che di leadership poi parleremo, a livello di leadership in questa partita ha sostituito Picchio Feliciangeli? Non oso dire una cosa del genere. No, come tua impressione sul concetto no, di leadership? No, devo dire che, ecco, ripeto, la sensazione così è questa, sì, che riesca poi tutto sommato a essere anche punto di riferimento per gli altri. Quindi poi il ruolo si gioca anche durante la partita, può essere leader in un momento, poi in un altro momento invece il ruolo passa ad un altro giocatore. Però secondo me è un giocatore che riesce a sentire, no, mentre gioca, qual è il compagno in difficoltà e a essere il suo punto di riferimento. Grazie, dobbiamo dire che indubbiamente è in grande crescita, un giocatore comunque di grande esperienza, 36 anni, ha già giocato in tanti campionati, in tante città importanti, anche in questo caso dalla radiocronaca o anche telecronaca, che poi era la stessa di Reggio Calabria, dicevano l'ex di turno che è chirurgico, stasera Casini ci sta facendo male, e in effetti è proprio andata così. Sentiamo il coach, sentiamo Luciano Nunzi a fine gara. Sono contento perché avevamo già mandato segnali di crescita fuori casa, ma non eravamo mai riusciti a giocare una partita di consistenza per 40 minuti. Oggi faccio doppiamente i complimenti ai ragazzi, perché a un certo punto, con l'infortunio di Chillo e contemporaneamente il terzo fallo di Sims, la partita si era messa non bene. Siamo riusciti a mantenere il filo della partita
più a lungo rispetto ad altre volte. Noi siamo stati bravi un po' a non dare punti di riferimento, o se li davamo a cercare di cambiarli subito durante il primo tempo. Poi dopo c'è stato un momento della partita, però era anche normale che questo accadesse, perché con il terzo fallo di Sims e senza Chillo abbiamo perso completamente il gioco interno. E a quel punto comunque la partita prevedeva entrare in area in qualsiasi modo, quindi non l'abbiamo più fatto col post basso, l'abbiamo fatto col pick and roll, e lì credo che il fatto di aver tenuto il piano partita in maniera buona ci abbia permesso di chiudere avanti il primo tempo e di riapprocciare bene al terzo con la stessa concentrazione. Nel momento della difficoltà in casa può capitare che quando qualcosa non ti funziona, oppure quando agli altri funzionano le cose, ci può stare che uno c'ha un attimo di sbandamento. Noi abbiamo approfittato di questo e siamo stati bravi. Noi abbiamo avuto un attimo di difficoltà quando la partita si è alzata come toni agonistici, abbiamo perso qualche pallone in maniera molto banale, e questo sarà spunto di riflessione durante la settimana. Picchio, questo è un campionato molto equilibrato, lo era anche l'anno scorso tutto sommato. Però rispetto alla scorsa stagione, quest'anno Rieti sembra in trasferta, dire sempre la sua, che lì manca un po' e poi perde l'occasione. In questo caso, commenti anche poi riportati sulla stampa da parte di Luciano Nunzi, comunque l'intervista, ha tenuto per 40 minuti. C'è stato qualche momento in cui è riscattata anche da te, che la guardavi, la paura di dire no, adesso... Sì. Due minuti mollano e ci ripassano. Assolutamente fa, assolutamente sì, assolutamente fa, non so che volevo dire. Assolutamente domenica, sì. Qualche un po' di tempo fa. Assolutamente sì. C'è stata una crescita incredibile nelle trasferte, come carattere, come continuità nell'atteggiamento di cui parlava Luciano, fino al raggiungimento appunto della partita della vittoria di Reggio Calabria, che per 40 minuti hanno tenuto... appunto costante l'atteggiamento giusto nella partita. Però c'è stato un momento, e io la mia opinione è che questa squadra ha avuto anche nelle partite in casa, soprattutto quelle fuori, la paura di vincere. E credo che sia questo un po' quello che è scattato nei ragazzi quando si sono sentiti un po' presi di petto un po' di più con il press a tutto campo. Hanno perso dei pannoni banalissimi, e loro sono capaci di affrontare il pressing in maniera egregia, lo hanno dimostrato tante volte, ma in questo caso qui, quando c'è stato un recupero anche fisico, voglio dire, no? Di energia da parte di Reggio Calabria, i ragazzi si sono un pochettino disuniti. Quello è stato un po' quello che abbiamo pagato nelle altre trasferte. Qui siamo cresciuti, come ti stavo dicendo, quindi l'atteggiamento, diciamo, questa paura qua, sempre dal mio punto di vista, è durata molto meno. Casini, come diceva giustamente la dottoressa barra sindaco, che fa, tra aperte e chiuse parentesi, delle analisi tecniche incredibili, complimenti, veramente molto brava. Ma non stasera, in generale. Non è che l'ascolto tutti i giorni, questa sera in particolare. Cioè, questa sera ti è piaciuta la Casini? No, allora io dopo ti farò altre domande. Sì, sì, dopo anche io. Avrai una domanda a disposizione. Casini ha dato questa sicurezza qui, quella che secondo me l'avevo dichiarato anche da te l'altra volta, se non ricordo male, un mesetto fa, che mancava di un leader questa squadra, che piano piano sta trovando. E come se l'ha dichiarato? In questo momento, anche secondo me, è Marcos, che quando entra, non a caso era in campo in quei minuti di cui ti parlavo adesso, dà tranquillità alla squadra, ma soltanto perché prende la palla, se la mette qui, e adesso ci penso io, che poi non è che significa che fa canestro, ma gestire quei palloni in quelle situazioni lì significa tenerla due secondi in più, non passarla anche se un compagno... No, a nessun altro ospite avevo consentito, ma a te sì. Ok, ti ringrazio, scusami. Ovviamente se sei permesso. Tu a prenderlo e a gestirlo questo. Sentiamo il coach cosa dice a proposito di Casini allora. Ma credo che forse lui è l'emblema del giocatore che ha letto bene la partita, è riuscito a capire che a un certo punto la pressione difensiva si era fatta molto alta e lontana dal canestro, soprattutto con i cambi difensivi che avevamo di fronte, si aprivano dei mismatch importanti.
lui è stato bravissimo ad attaccarli, credo che abbia fatto a livello offensivo la partita perfetta. Io credo che quest'anno capiterà molto spesso di vedere partite al top e partite un pochettino di intensità minore. È un campionato dove forse la differenza la farà proprio il farsi trovare pronto mentalmente in tutte le partite, quindi è un impegno importante per tutti quanti, però credo che l'equilibrio che c'è quest'anno porta per forza di cose a non potersi distrarre mai. Beh, i nostri ospiti sono testimoni che non avevo preparato nulla perché non ho il tempo, devo essere sincero, ma sta venendo tutto così perché avevamo proprio la stessa dichiarazione da parte del coach, che insomma, Barbara, complimenti perché hai colto lo stesso... Luciano Luzzi conferma quello che avevo detto. Non l'avevi sentito, infatti sto dicendo, sembra che venga tutto per caso, invece mi sembra nulla per caso. Qual è invece il tuo giocatore preferito, Domenico, se ce n'è uno, o preferisci il gioco corale? Ma in genere preferisco il gioco corale, però io quest'anno vedo un giocatore molto importante che è Alessandro Zanelli. Per me sì, è un giocatore fondamentale perché fa sempre le cose giuste al momento giusto. È un vero play, è colui che play. Cambia veramente i ritmi e che... Sì, ma ha un bel tiro da tre, passa bene la palla, fa gli assist, begli assist, quindi secondo me in questa squadra un giocatore fondamentale è Alessandro Zanelli, oltre agli americani che ovviamente quelli lo sono di default, ma come italiano Zanelli, che per un anno non è un under, ma è giovanissimo, solo che ha molta esperienza. Alessandro Zanelli, ospite anche qui da noi, ma tornerà tre volte campione d'Italia giovanile, non è che è casuale che uno arrivi a quei livelli. Riccardo, quanta convinzione, quanta sicurezza dà una vittoria come questa fuori casa? Molta convinzione, perché abbiamo con questa vittoria superato un brutto periodo in trasferta, che ogni partita praticamente al rientro dell'intervallo non riuscivamo mai a trovare quella scintilla, quella cosa che riuscisse a spaccare la partita definitivamente e a non farli recuperare più. Mancava e con questo. Esatto, secondo me mancava questo. Con questa partita siamo rientrati con la testa appunto come... cioè sul gioco e non abbiamo commesso lo stesso errore, Però questo non deve generare distrazione, esatto, soprattutto presunzione, questo, sì. Come esatto, ha detto una volta esatto, il coach, cominciare la domenica sì, in casa. Assolutamente sì, non deve essere motivo di presunzione, ma deve essere motivo di migliorarsi e continuare su questa strada. Grande umiltà, soprattutto ci auguriamo che Matteo Chillo sia disponibile e che possa recuperare, assolutamente sì. Allo stesso tempo augurerei a te di essere in campo, anche grazie, con la disponibilità di Matteo Chillo. E lì ci vorrà umiltà e attenzione quando uno viene esatto, chiamato in campo, esatto. Grande grinta, esatto, e tu ne hai. Non era felicissimo invece Antonio Paternoster al termine, infatti stesso Gaetano Laghetti prima in commento dice quando vede Rieti vede nero, non a caso, aveva anche la maglia nera, ma sentiamolo a fine gara. No, così le partite non si vinceranno mai. Se tiriamo dal campo col 39% in casa, non vinceremo mai una partita, purtroppo. È un dato di fatto. I numeri a volte sono crudeli, però vanno visti con molta attenzione. Stasera avevamo chiesto alla squadra di essere, tra virgolette, più lucidi in attacco, di limitare le palle perse. In questo siamo stati bravi perché vedo che ne abbiamo perse solo 7 e recuperate 12. Mentre la squadra che ha vinto ha perso all'incirca 17 palloni, ne ha recuperati 3. È chiaro che poi nel momento in cui siamo stati sotto, ahimè, 38 minuti e mezzo, devi rincorrere l'avversario per 38 minuti e mezzo, è chiaro che sprechi energie e poi succede quello che succede, vale a dire non fai mai canestro. Abbiamo tirato con percentuali indecorose, è un dato di fatto, dobbiamo lavorare su questo. Un coach abbastanza convinto, Picchio Paternoster, anche risoluto, insomma quasi spavaldo in alcuni momenti. Un gran bel campionato con Agropoli la stagione scorsa, evidentemente aveva trovato la chimica giusta, dovendo gestire una città importante nella pallacanestro come Reggio Calabria.
Al momento non c'è ancora riuscito, insomma. No, adesso direi proprio di no. Adesso direi proprio di no, e i risultati ovviamente non gli danno neanche ragione. Non è andato neanche lontanamente nelle sconfitte che ha avuto vicino alla vittoria, sono state abbastanza nette. E a questo punto si fa complicata un po' la situazione, come ti dicevo prima, non so se per l'allenatore o se per i giocatori, lì dipende molto dalle scelte societarie, da quello che si saranno detti oggi. So che, se non sbaglio, avrebbero fatto il video direttamente lunedì mattina. Quindi sicuramente da parte dell'allenatore c'è la voglia di non mollare, perché comunque, ecco, come abbiamo visto nella conferenza stampa, è un abbastanza testardo prima di mollare, insomma, ce ne deve mettere tutta. I giocatori devono cominciare a giocare. I giocatori, però, come hai detto anche tu prima, insomma, sono giocatori importanti, non sono gli ultimi arrivati, o comunque non è una squadra neanche giovanissima. Marulli è uno che però lo segue da sempre. Marulli lo segue da sempre. Di play, quindi. Lo scorso anno la Viola Reggio Calabria ha lottato un po' per tutto il campionato con una squadra potenzialmente ancora più forte di questa, basta ricordare la storia di Mordente, eppure ha lottato fino alla fine rischiando di retrocedere, ha lottato proprio contro Rieti. Allora Barbara, lo scorso anno ci eravamo abituati a vedere la bassa classifica, no? Se io penso a Reggio Calabria, questa non so quando sia stata scattata, non c'è una testimonianza reale che sia avvenuta così a breve. Magari lascio aperto un quiz: chi avrà fatto questo selfie? Però non diciamo chi. Tu, Riccardo, non fare la spia, va bene? Assolutamente no. Abituati a guardare la bassa classifica, c'era sempre Reggio Calabria, dicevamo, beh, meno male, ha preso solo 4 punti, quindi è una di meno che potrebbe crearci problemi per la salvezza. Ma a tuo avviso l'NPC di quest'anno deve guardare lì o su in classifica? No, se devo parlare col cuore della tifosa, ovviamente noi guardiamo solo da metà classifica in su. Beh, però l'anno scorso era andato di fatto, però, dovevamo confrontarci con... Però il tifoso, giustamente, pur sforzandosi di comprendere i momenti di difficoltà della squadra, i momenti di difficoltà dei giocatori, tutto sommato non li accetta. Quindi io, vivendo la tribuna durante la partita, chiaramente io sono una spettatrice silenziosa, esulto soltanto quando c'è il canestro, però poi non sono una che commenta, strilla, urla, però insomma il contesto intorno a me è piuttosto rumoroso. È meraviglioso con il tuo accento toscano sentirti, poi giochiamo contro Siena domenica. Sì, quindi, sì, ma non avrà dubbi io. È una spia, cioè, è una spia. Però ecco. Fiorentino in silenzio. No, non corre buon sangue, non corre buon sangue. E cosa raccontacela un po' la no, parola? Allora, La tribuna... Generalmente non capisce quando Nunzi fa i cambi, diciamo, non capisce. Se il cambio non sorprende gradisco, ma porta gradisco a canestro, va bene lo stesso, ma se il cambio sorprende e poi capita che lo schema non funziona, la difesa dell'avversario funziona meglio del nostro attacco, chiaramente questo è il motivo di grosso rumoreggiamento, soprattutto nel terzo quarto, quando insomma in queste partite che abbiamo visto la squadra, come dicevamo prima, non sempre rientra in campo con la stessa grinta con cui l'ha lasciato. Però abbiamo time out. Sì, no, ma perché hai fatto entrare quello? Ecco il discorso. E tutta una serie di... E tu invece cosa pensi quando... No, io penso... cioè questo invece è il parere della tribuna, il tuo qual è? No, vabbè, il mio poi, diciamo questo, credo che la squadra nuova con i giocatori giovani vada provata anche sul campo, perché il giocatore, lo schema che funziona durante l'allenamento, non è detto che poi funzioni, nonostante si siano studiate le mosse difensive dell'avversario, poi funzioni anche a livello psicologico, quindi capisco la necessità in certi momenti di far riposare alcuni giocatori e di metterne alla prova durante la partita anche altri, non sempre... Il rischio che si assume il coach porta al risultato, però fa parte del far crescere la squadra, bisogna dare fiducia al giocatore, vedere il risultato e poi casomai tornare indietro e cambiarlo. Insomma, io lo trovo un atteggiamento corretto, è facile giocare con i giocatori sempre i più bravi, i più esperti, quelli che hanno già dimostrato tanto anche in carriera. Insomma. Ce ne andiamo. No, vabbè, ma dico delle cose abbastanza ovvie, no? Non è perché mi ha messo sotto contratto. Più che voi, Samuele, come al solito, la mettiamo sotto contratto. Come al solito mi hai dottoressa Barra di anticipato, perché stavo dicendo di parla con Paolo Matteucci, che è il vice coach. Appunto.
È incredibile, ma poi va sciolta, disinvolta. Ora mettiamo in imbarazzo. Sì, adesso mi fate anche un po' arrossire. Ma non è mica casuale che... Sai quanto tempo era che gli sto dietro per averli ospitato per due? Quindi, devo dire, ho approfittato della contemporaneità del periodo di questo convegno organizzato da loro, però è anche un piacere parlare di pallacanestro. Allora, non so se partire da Barbara o da Domenico per raccontarcelo un po'. Come vuoi. Però prima del convegno io volevo aggiungere solo una cosa sulla squadra. Sulla squadra. Allora, secondo me la squadra non è ancora consapevole della propria forza. Sono d'accordo. Allora, nel momento in cui soprattutto i giovani riusciranno a capire quanto sono bravi e quando anche le altre squadre cominceranno ad avere problemi, perché non tutti hanno under che possono tenere il campo. Sul lungo termine questa squadra darà, secondo me, delle soddisfazioni. E il posto che occupa adesso in classifica non è casuale, e la mia speranza, ma perlomeno io sono molto convinto che possa mantenerlo per molto tempo. Quindi tu guardi dalla parte alta della classifica? Diciamo che io preferisco vedere gli altri dall'alto verso il basso. Vabbè, certo, il concetto è lo stesso. È lo stesso. Allora, c'è stato il coach che, oltre a parlare in conferenza stampa, come ha fatto poc'anzi, insomma, e come fa spesso con i ragazzi e con i risultati che sta ottenendo, in realtà Barbara si è confermato anche un ottimo relatore. Relatore, sì, sì. Perché c'è stato questo convegno, raccontacelo in mezzo minuto. Allora sì, abbiamo organizzato insieme all'ingegner Domenico Faraglia, in realtà lui l'ha organizzato e io ho collaborato nell'organizzazione e poi ho fatto da moderatrice in questo convegno. Quindi un convegno organizzato dal Rotary Club di Rieti in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Rieti, che era un convegno anche accreditato all'Ordine degli Ingegneri per i crediti formativi, nel quale si parlava e si è parlato di qualità, leadership e innovazione. Quindi ci sono stati tre relatori principali sulla teoria, quindi sulla qualità, sulla leadership e sull'innovazione, e poi abbiamo pensato a delle testimonianze aziendali che poi sono diventate aziendali barra sportive, perché quando ci confrontavamo sulle realtà della nostra provincia da invitare per testimoniare come si realizza un prodotto di un'innovazione, come si porta avanti un'azienda raggiungendo l'eccellenza, ci è venuto in mente di parlare, ovviamente, visto che tutte e due siamo abbastanza malati, ci è venuto in mente di parlare anche dell'esperienza della nostra squadra. Di pallacanestro. Quindi, sì, perché si parlava un po' dell'eccellenza del territorio. L'eccellenza. Ora, senza tornare sull'eccellenza della cucina, piuttosto che del salumificio sano, che ha ricordato anche una testimonianza importante vissuta da Matrice, e essendo questa una trasmissione di basket, volevo approfondire un pochino di più l'intervento di Luciano. Certo. Perché per farlo un po' sapere a tutti, lui qualità, innovazione o leadership le ha messe tutte insieme o ne ha toccato uno in particolare? Su questo faccio parlare Domenico, io poi volevo fare un breve commento. Allora, lui ha trattato tutti e tre gli argomenti. Allora, in pratica ha applicato il modello FQM nel basket. Il modello FQM è un framework che consente di valutare le imprese. Ora, una società di basket è sia una impresa, sia un'azienda, sia ha un lato sportivo. E quindi abbiamo tirato fuori dal lavoro di Nunzi il lato ingegnerizzato. Sostanzialmente lui applica molti concetti di project management nel suo lavoro. Ha degli indicatori. Ma lo fa in maniera strutturata sì. O lo fa come dote naturale all'interno della sua attività agonistica, sportiva? Allora, ma io credo che lo faccia un po' per esperienza, un po' perché ha acquisito metodologie da altri maestri, un po' il buon senso lo porta ad applicare certi concetti, però di fatto lui ha ingegnerizzato un lavoro, quindi ha una base dati, ha degli indicatori, va a vedere, fa un benchmark con le altre squadre, quindi applica nel suo lavoro, c'è un metodo che a noi ingegneri piace perché
prende delle decisioni sulla base di fatti, di dati, e quindi ha un metodo dietro al lavoro che non è soltanto lo schema o l'aspetto agonistico che vediamo. Ma ti piace? Ma c'è. Come coach? Allora, io Nunzi l'ho capito un po' alla volta. Adesso credo di aver conosciuto l'uomo e l'allenatore. Per me è una persona intelligente e capace, e quindi i suoi risultati sono frutto di tanto lavoro. Quindi qualche critica che ha avuto tempo addietro mi stimola questo pensiero, quello sì. Che ha appena detto. È molto ingegnerizzato, hai detto, mi ha colpito. Sì. E per lui i piani partita, Picchio mi conferma, i piani partita è il Vangelo per Luciano Nunzi, giusto? Assolutamente. Sì. E quando il piano partita va bene, la vittoria è garantita. Se salta il piano partita, ingegnere? Devi considerare che fa un ingegnere se salta il piano? Ma io credo che Luciano Nunzi abbia il piano A e il piano B, non ha il piano. Grazie della risposta. No. E di conseguenza sa adattarsi, cambiare in breve tempo. Ti vedo che ascolti interessato. Sì, sono molto interessato, ma ci sono delle incognite. Ci sono gli avversari. Ci sono non solo gli avversari, c'è il tempo, c'è lo spazio. Non è solo l'avversario, quindi molto difficilmente riesce il piano partita nella maniera perfetta. La partita perfetta non esiste. Ci sono troppe variabili in una partita e ogni volta è una cosa diversa, ogni allenamento, ogni troppe cose. Un giocatore non si muove mai allo stesso modo e tu non puoi mai prevederlo da uno schema. Tu puoi avere delle indicazioni, puoi avere ovviamente, c'è un metodo Luciano, è ovvio che ha un metodo che applica con la sua pallacanestro, che ci insegna e che io approvo da sempre, anche negli anni passati. Un altro maestro del genere per me era Lino Lardo, più o meno una pallacanestro abbastanza simile, con un altro tipo di pallacanestro, altri tipi di giocatori nonostante tutto. Chissà questo accostamento Nunzi-Lardo, io farei un referendum su questo, farei un sondaggio su un accostamento fatto dall'ex capitano, un accostamento Lardo-Nunzi, che tu li hai avuti entrambi. Sì. È molto interessante questa cosa, perché chi è innamorato dell'uno esclude l'altro, senza ovviamente dire chi dell'uno o chi dell'altro. Invece questo tuo accostamento è la prima volta che viene fuori e lo trovo veramente interessante. Detto da te, che sei un giocatore di grandissima esperienza, ecco qua, subito pronte le immagini. Quindi... Eccola. Passiamo. Incontrato Lardo dopo la partita di Forlì. Ci siamo fermati a mangiare una pizza lì vicinissimo al palazzetto e abbiamo incontrato Lino Lardo. A Forlì, tra un po' parleremo di Forlì, parleremo di Forlì perché c'è un'avversaria, anzi parliamone subito, grazie Picchio anche per il tuo contributo, lancio subito il servizio di Gaetano Laghetti che ci presenta sempre con il commento di Maurizio Rossi la prossima avversaria di domenica al Palace Sojourner. Da altri tempi e dal glorioso passato, quello che andrà in scena domenica sera al Palace Sojourner tra la NPC Rieti e la Mensana Siena. I toscani hanno ben iniziato con 5 vittorie nelle prime 6 partite, prima dell'inciampo casalingo di domenica scorsa contro la sempre più sorprendente Legnano. Siena basa il suo gioco e soprattutto il suo potenziale offensivo sulla coppia di americani, sicuramente una delle migliori in questo inizio di stagione. La guardia Harrell, gran tiratore da oltre 20 punti di media con quasi il 40% dall'arco, ed il centro Mike Myers, 19 punti e quasi 10 rimbalzi di media per lui. Attorno a loro e all'ala italo-brasiliana Tavernari, un gruppo giovane che si sta ben disimpegnando in questa prima fase di stagione. Saccaggi e Cappelletti si dividono la cabina di regia, entrambi positivi, con rispettivamente 10 e 13 punti di media. Esperienza arriva anche da Simone Flamini, giocatore già ben conosciuto, mentre i giovani Bucarelli e Vildera forniscono un buon apporto uscendo dalla panchina.
Una squadra dai contorni ben delineata, quella senese che coach Nunzi ed i suoi assistenti avranno già studiato bene. Si attende il pubblico delle grandi occasioni per questa lanciatissima NPC, che potrebbe essere l'arma in più per portare la squadra di coach Nunzi in posizioni di classifica ancora più alte. Vedere su questa schermata Rieti Siena non vuol dire vedere una cosa qualunque. È vero che lo scorso anno entrambe sono state promosse in Serie A2, entrambe a Forlì, come diceva prima Barbara. Noi un giorno prima, loro hanno dovuto aspettare il giorno dopo, perché comunque si erano incontrati con la Fortitudo Bologna ed era veramente difficilissimo contro la muraglia umana della Fortitudo riuscire a vincere la prima. Però un destino che è andato spesso in parallelo tra la città di Siena e la città di Rieti, davvero. Poi quello che è successo quando Rieti ha avuto il momento più basso della sua storia ha coinciso con la Monte Paschi Siena, che poi, seppur colpevole di tante cose di cui è stata condannata, è stata una delle più grandi squadre che ha dimostrato di vincere per, mi sembra, 7 anni consecutivi lo scudetto, o 8, non me lo ricordo, se qualcuno se lo ricorda meglio di me lo dica, comunque cambia poco, dominava. Esisteva la Monte Paschi Siena, esisteva Pianeggiano in panchina. Ora abbiamo fatto una presentazione della squadra attuale della Menzana Siena, che verrà domenica al Palazzo Jurner. Però io voglio parlarne tra qualche minuto, perché spesso Rieti vive di ricordi, ma questa è una marcord piacevole e meravigliosa che io vorrei fare con delle immagini e che vorrei raggiungere con una persona che ci può aiutare a commentarle. Mi serve qualche minutino ancora, perché voglio prima concludere l'argomento di prima, che veramente nel lanciare il nostro servizio abbiamo un po' bloccato Barbara, che voleva concludere un suo commento sulla relazione fatta da Luciano Nunzi a quel convegno sulla leadership. Sì, lo vorrei commentare non dal punto di vista del convegno, ma dal punto di vista di quello che è stato per me comunque, no? Come tifosa, la possibilità di incontrare diverse volte il nostro coach, e noi l'abbiamo incontrato per spiegargli qual era il contesto in cui si inseriva la sua relazione, perché chiaramente inviti un allenatore a un convegno di ingegneri, la prima domanda è: qual è il mio ruolo, no? Quindi nello spiegargli qual era il contesto in cui si inseriva la sua relazione e che cosa sarebbe stato più o meno il contenuto delle relazioni principali e quello che ci aspettavamo come testimonianza sua, ho avuto modo di capire dal di dentro qual è il lavoro che poi effettivamente viene fatto di preparazione alla partita. Tante cose le potevo immaginare, però devo dire che poi quello che per me è emerso è che il grande lavoro di preparazione sotto tutti i punti di vista si sposa poi con la capacità di intuire in quel momento che cosa fare quando il piano A per qualunque motivo non funziona. E questo, secondo me, negli incontri, poi non so, è la mia opinione, forse Domenico ne ha un altro, non è d'accordo, però negli incontri che abbiamo fatto, 2-3 incontri insomma abbastanza rapidi, però ho sentito rispetto a quello che ci spiegava, cioè il suo ruolo, quello che è emerso poi è che il suo ruolo di leader tecnico, chiaramente fuori dal campo nel momento del gioco, ma assolutamente dentro tutta l'organizzazione, nei rapporti col presidente, con tutti i collaboratori, con lo staff medico e con i giocatori, si traduce anche nella capacità di sentire nel momento della partita qual è la difficoltà da affrontare, avendo sotto controllo comunque a 360 gradi tutta la gestione. E questo lui ce l'ha trasferito dicendo di quale aspetto devo parlare. Poi chiaramente per privilegiare poi la componente tecnica, anche lui ha scelto di parlare dell'aspetto tecnico, però secondo me avrebbe potuto sostenere una relazione su tutti e tre gli aspetti. E l'ha fatto anche con grande piacere, era molto... No, è stato, per me è stato veramente professionale, bello, bello. Grazie Barbara di questo ulteriore commento e contributo. Allora, torniamo a Siena. Vi stavo dicendo, abbiamo presentato subito la squadra, ma tanto poi ci torniamo. Ma se Rieti ha un difetto, e qui Picchio mi può anche dire la sua più tardi, è quello di pensare sempre al passato, di pensare ai vecchi nomi.
Ora io non voglio fare un discorso veramente di tornare sempre sui soliti argomenti, sempre sulla storia, però qui veramente c'è la storia. Allora, Giuliano Colarieti è in diretta telefonica con me, e anzi Giuliano ti pregherei di tenere il televisore basso, se no ci rientra, ma perché mi ha fatto vedere delle immagini meravigliose che ci ha anche mandato. Ciao Giuliano, stavi seguendoci? Sì, senz'altro, come faccio? Senti, come farei a non sentire? Io direi Sapori Siena, Brina Rieti o Altea Rieti. Metterei Brina. Così. Altea. Ma anche con la Brina ci sono stati delle partite straordinarie. Sì. Oh, però, tu ci hai mandato questa. Sì, diciamo che che nel 1977, sei pronto? Sì, vai. Nel 1977-78 la Menzana era con l'Altea, quindi anche quest'anno mi pare che la società di Siena si chiama Menzana, no? Sì, si chiama Menzana, sì, ancora. Esatto, e anche quell'anno allora si chiamava Menzana, quindi il connubio è quello che è. Però prima di dire questo volevo dire che ho ascoltato la trasmissione e faccio i complimenti per la trasmissione, perché l'ho trovata molto interessante e forse non dico la prima volta, ma insomma su tutti gli aspetti. E in quell'occasione, in questa partita fantastica, perché c'era Sojourner, Mili e George Bucci, che noi almeno rivediamo un attimo rivediamo la squadra di Siena. Il secondo da sinistra, signori miei, ci faceva dannare, te lo ricordi Domenico? Sì, però esatto. Elio Pentassuglia gli metteva davanti Cliff Mili, doveva arcare il tiro e non faceva i soliti 30 punti. George Bucci, che giocatore che era, Giuliano, straordinario. Vediamo infatti, un po' la nostra invece. Mili era alto circa 2. Era 2,03 e Bucci era alto 1,91, quindi le caratteristiche erano abbastanza diverse. Riescono a leggere anche i nomi in questa immagine, grazie. C'è il grande Leone Pentassuglia. Tant'è vero che quella partita Sojourner fece 27 punti, Mili 25 e il nostro Zampolini 22. Senti, ma la Menzana Siena sì. Ci fu una finale storica nel maggio del 73, o meglio Rieti se la batteva, erano sempre prima e seconda. Vediamo un attimo, queste sono le immagini del palazzetto, ma vediamo anche l'immagine della classifica, di una classifica della regular season, dove, udite, Rieti era avanti in classifica rispetto alla Sapori Siena. E nel 73 però ottenne la Serie A proprio la Sapori Siena battendo la Brina Rieti, e andò prima di Rieti in Serie A. Poi si sono rincontrate e hanno giocato, se non ricordo male, 26 gare di Serie A, un decennio forse di più. Queste due squadre sono state, pensate che sul sito della Menzana oggi c'è scritto la rivale storica degli anni 70 era Rieti. E domenica ci sarà un Siena Rieti straordinario. Un'ultima cosa, Giuliano, nel sì. 74 c'è stata queste immagini bellissime che vedete dietro le mie spalle, sono del Palazzo Giurner, che si chiamava Palaloniano. Ci fu l'inaugurazione nel 74 e ti ricordi chi venne come squadra a inaugurarla, avversaria? La Sapori Siena. Così. La partita non me lo ricordo. Era la Sapori Siena, quindi proprio il giorno del battesimo del Palazzo Giurner, c'era Siena che veniva qui, quindi immaginate un po' che incroci. Poi ci rincontriamo a Forlì e tutte e due salgono di nuovo. Tra le mie foto c'avevo anche l'inaugurazione del palazzo, quindi non ho pensato a mandartela, però diciamo che ormai poco Siena fino all'ultimo sangue, si può dire. Eh sì, tu pensa che
anche quell'anno che vincemmo la Coppa Corac nell'80-81, no? Vincemmo lì in casa loro per 66-81. Mi pare di ricordare che Danzi fece 24 punti, Sojourner 20 e il nostro Bruamonti 18. Quindi con noi, con Siena, diciamo che ce la possiamo giocare anche domenica. Grazie Giuliano del tuo contributo, anche delle immagini che ci hai mandato, anche queste sono delle immagini meravigliose. Presto ti aspettiamo a studio. Per la trasmissione. Sì, ma anche le altre, solo questa, le altre puntate. Grazie. Ciao e grazie. Ciao Giuliano. Allora, Picchio, una squadra, una storia qui. Qui veramente abbiamo... L'ho voluta due tirar fuori. Grandi storie. L'ho voluta tirar fuori perché... Hai fatto benissimo. Due città così... Cioè qui non significa dire avevamo Sojourner, qui significa veramente aver rispolverato qualcosa di importante. Che sensazione hai avuto, Riccardo, vedendo queste cose? Tu sei un giovane che ora vesti la maglia maranza. Quanti anni avevi tu nel 77? Guarda, non mi ricordo, meno 20, sì. Meno 20. Io purtroppo c'ero già al palazzetto. Io ero bambinissima. No, senza dubbio sono immagini bellissime che ti caricano soprattutto per questa gara di domenica e ti fanno capire quanto sia l'importanza di questo match, senza dubbio. Picchio, come la vedi questa squadra? Insomma è partita molto forte, 5 vittorie. È partita fortissimo, sorprendentemente forte. E ha quel lungo di peso in tutti i sensi che fa paura. Myers. Non c'entrava da solo, hai visto nello schermo Myers. 32 pollici, sì. Ha fatto una stoppata domenica, sì, impressionante. Sì. No, una buona squadra. Ricorda un po' quasi, Mosley, no? Quasi tutta nuova, sì, un pochettino. Quasi tutta nuova, però forte. Giulio Griccioli è un coach molto bravo, è preparato. Però qui torna il discorso che diceva Barbara prima, tanto per nominarla ancora una volta, che la chimica fa la differenza, no? Una squadra fatta adesso, non so... rinnovata di quanto la percentuale, abbastanza, però mi sembra che non c'è rimasto proprio nessuno l'anno scorso. Hanno preso un giocatore come Staccaggi che è stato seguito anche da Rieti, è l'altro. L'altro è l'altro, è il fratello, perché l'altro, se non sbaglio, è a Treviso, quello bravo, quello forte, è play anche lui, però sì, però quello che l'anno scorso fece un campionato ad Agrigento è quello che andava a Treviso. E poi c'è Tavernari, c'è l'altro americano, sì. Harrell, che è sicuramente un buon tiratore. Domenico, come la vedi questa partita domenica? Allora, prima della partita vorrei parlare un attimo di Siena. In realtà giocano in 6, perché la squadra è fatta da 5 senior e 5 under. Vai a vedere, no? Allora, in realtà sono 6 giocatori che portano i punti, poi hanno 2 under che entrano, ma di fatto non hanno punti nelle mani. Quindi non è difficilissimo studiare la difesa, quindi, per Nunzi, con 9 giocatori a disposizione? Ma secondo me sì, ha una panchina lunga e quindi questo è un fattore, può essere un fattore importante contro una squadra come Siena. Quanto giocano io ho visto, a questo punto? Io ho visto gli highlights di Legnano-Siena. Siena-Legnano, sì. Legnano ha fatto molti tiri da 3, ma tiravano da soli. Quindi non mi è sembrato che in quelle poche azioni che ho visto che Siena avesse una grande difesa. Beh, però 5 vittorie l'ha ottenute, 5 vittorie e 2 sconfitte. Insomma, siamo all'inizio del campionato, quindi ancora si devono assestare le squadre, quindi credo che non sia tanto significativa questa. È un po' al di sopra quindi delle aspettative? Secondo me sì. E che partita ci sarà domenica? Allora, se ci funziona il tiro da 3, li asfaltiamo. Sei d'accordo, Barbara? Io penso una cosa, che domenica il palazzo sarà più pieno e quindi sarà difficile venire a giocare a Rieti. Già è un palazzetto dove il tifo si fa sentire. Dopo la vittoria in trasferta, secondo me ci saranno più persone. Se quelli che vengono sono i meno appassionati, è più facile che con la curva calda si facciano coinvolgere, quindi l'effetto campo
sarà forte. Beh, io direi che la coincidenza di aspettare una vittoria fuori per poi giocare in casa e ti incontri con uno che si chiama Menzana Siena non poteva andare meglio. È stato tutto perfetto, ma il mio selfie, adesso scherzi a parte, era partito per quello. No, quello di poco fa, no? No, quello dell'altra settimana, perché era tutta la settimana che dicevo, se andiamo a pizzicare Reggio Calabria, cioè in concomitanza settimana successiva, Montepaschi-Siena in casa, e già Montepaschi attirà quelle centinaia di persone. Ce l'ha ancora come sponsor Montepaschi? Non lo so. Menzana-Siena. Menzana. C'è, sì, come riferimento al Montepaschi, insomma, no? C'è la Menzana-Siena e dicevo che già di per sé il blasone attira comunque, la tradizione attira comunque qualche centinaio di persone in più. Se vai poco poco a pizzicare la partita a Reggio Calabria, secondo me, superiamo i 2500 persone dal mio punto di vista. Adesso stiamo in media intorno ai 1800. Beh, allora bisogna ricordare che ci sono 12 punti vendita, perché in occasione di questo genere poi succede che c'è adesso si entra qualche minuto più tardi. Sì, adesso credo che, non so se è già partito e se sono già partiti i comunicati delle prevendite o se inizieranno tra domani e giovedì. Però ecco, ci sono, affrettatevi a prenderli, perché veramente ci sarà la calca, altrimenti fuori dal palazzo, non dovete perdervi neanche un minuto. Benissimo, siamo contenti di questo, siamo contenti di questa vittoria, siamo contenti se sarà ancora più pieno. Ecco. Questi sono i punti vendita e ringrazio Samuele dalla regia che prontamente li ha di nuovo messi sullo schermo, in modo che potete vederli e scegliere quello più vicino a voi. Meglio prenderlo prima sicuramente, perché insomma potrebbe esserci un po' di fila, visto che credo che tocchiamo uno dei massimi storici degli ultimi anni domenica, perché quello che è successo a Forlì è stato un evento straordinario a giugno 2015, poi è stata una regolarità e un crescendo. Più di Siena c'era a Bologna, ma è nell'altro girone. Virtus Roma, d'accordo, però è decisamente meno importante, quindi per chi si lamentava che giocavamo contro Palestrina, direi che domenica non si può più lamentare, accontentato, si gioca contro Siena e quindi Rieti torna veramente nel basket che conta. Grazie, Riccardo, mi raccomando, in bocca al lupo, crepi, impegnatevi, concentrati, sempre, sempre. Pronto se serve, sempre speriamo pronto. In ogni caso invece anche nel recupero di Matteo Chillo. Grazie al team manager Picchio Feliciangeli, grazie a te, grazie a Barbara Pelagotti e l'ingegner Domenico Faraglia, Barbara, grazie, sindaco, avvocato, Barbara va bene. E quindi niente, grazie soprattutto a voi per averci seguito anche questa sera. Gli auguri di pronta guarigione a Franco Ciani e a Gianluca Martini, che hanno dei problemini di stagione e mi mancate tantissimo, cercate di rientrare dal più presto. Che senza non hanno lavorato in questi giorni neanche loro? Ieri virus intestinale per entrambi, quindi ho capito. Li attendiamo presto. Tanti auguri anche a loro, grazie, buona serata.